Le notizie di oggi, venerdì 12 aprile, bentrovati subito con la cronaca. Rubano un telefonino cellulare di ultima generazione del valore di circa 700 euro nella sala slot di via Raffaello Sanzio a Senigallia. La volante del commissariato identifica e denuncia gli autori. Si tratta di due fratelli di 20 e 35 anni italiani. I carabinieri hanno denunciato per il reato di furto aggravato un 49enne marocchino regolare sul territorio nazionale, individuato attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza posizionate nei pressi della stazione ferroviaria. È stato identificato e riconosciuto quale responsabile del furto di un ciclomotore. Progetto Home Care Premium, vediamo. Assistenza sociale, sostegno alle famiglie e ingenti risorse destinate al potenziamento del welfare. Al via il progetto Home Care Premium, promosso dall'ambito di Senigallia numero 8 e finanziato dall'INPS. Questo è un finanziamento che abbiamo ottenuto potenzialmente di 600.000 euro per poter rivolgere e organizzare i nostri servizi per anziani o cittadini fragili che abbiano avuto o abbiano nella vita qualche rapporto con le pubbliche amministrazioni, perché è destinato ai pensionati INPS o ai dipendenti pubblici e ai propri familiari, e quindi ci permette di intercettare una serie di bisogni sempre più consistenti sul nostro territorio. L'azione è un'azione anche intransitiva, nel senso che ci permette di poter intervenire su bisogni su cui troviamo finanziamenti esterni e liberare risorse per bisogni dove finanziamenti sovraordinati non riusciamo a trovarli. Quindi è una possibilità aggiuntiva che viene data sul territorio e che dovrà essere da noi strutturata attraverso l'acquisizione e l'organizzazione di servizi che possono migliorare la vita dei cittadini mantenendoli nel loro contesto familiare. Ecco, questa è la novità e la qualità del servizio che stiamo organizzando. Una delegazione di attivisti dell'Arvoltura di Senigallia e del Centro Sociale Scuola di Pergola ha bloccato uno sfratto esecutivo a Monterado. Secondo i centri sociali, il picchetto si è reso necessario per impedire che una famiglia finisse in strada. Si tratta di due italiani che da un anno e mezzo hanno perso il lavoro, trovandosi nell'impossibilità di pagare l'affitto. L'iniziativa ha permesso di ottenere un mese di proroga e l'apertura di un tavolo di trattativa tra attivisti e amministrazione comunale. Domani mattina, sabato alle 11:30, avrà luogo la firma, che di fatto sancirà il protocollo d'intesa tra i comuni di Corinaldo, Latina e Nettuno e l'associazione Santa Maria Goretti, protocollo che alimenterà il turismo religioso. Preparativi per la stagione estiva, vediamo. Al lavoro gli operatori turistici della spiaggia di Velluto per il ripristino degli stabilimenti balneari in attesa della prossima stagione estiva. È ormai qualche giorno che le spiagge cominciano a essere frequentate dai titolari delle concessioni per, diciamo, montare gli stabilimenti per l'accoglienza della prossima stagione. Certo è che insieme all'entusiasmo che li accompagna quando comincia questa operazione di ripristino, c'è un po' di, come dire, sconforto per la situazione generale, perché la situazione relativa alle concessioni demaniali e ai rinnovi è parzialmente risolta. Poi c'è stata tutta una serie di mareggiate che hanno colpito pesantemente tutto il litorale marchigiano, e Senigallia non è esclusa da questo, da quest'azione tempestosa. Dal punto di vista commerciale, piena di punti interrogativi, perché la crisi è terribile. Le difficoltà sono all'interno di ogni azienda e quindi anche di ogni famiglia. Noi facciamo dell'accoglienza non solo un lavoro ma una filosofia, quindi saremo pronti ad accogliere chiunque con il sorriso in bocca. Domani sera, sabato 13, iniziano i play-off della Serie D femminile di pallavolo. Le senigalliesi della Dea Gourmet si sono brillantemente qualificate in questa fase decisiva, vincendo 24 delle 26 partite disputate nelle prime due fasi del campionato e possono dunque accarezzare il sogno della promozione in Serie C. Si parte con la serie della semifinale al meglio delle tre partite contro il Bottega col Bordolo. Era l'ultima notizia, ringrazio Michele Manoni per l'assistenza in regia e il montaggio. L'appuntamento non è per domani, ma per lunedì prossimo. Buon weekend a tutti quanti voi.